Buongiorno ragazzi, salve a tutti. Allora, dato che mi piace sempre essere trasparente insieme a voi, vi dico subito una cosa, e cioè che sto registrando questo video preventivamente perché voglio pubblicare prima di tutto la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, che ancora non è stata ovviamente annunciata per un motivo. Non sono ancora le 14 e infatti sto registrando nella mattinata di venerdì, però questo video è stato programmato per essere pubblicato nel pomeriggio di venerdì e quindi tutte le informazioni che ci sono state date nella conferenza stampa io non le so, in questo momento so, immagino da quello che si legge che Chiesa non sarà disponibile, mi auguro invece di sbagliare, ma voi potrete già iniziare un po' a percolarmi nei commenti perché state vedendo il video nel futuro. Come al solito vi chiedo un mi piace a questo video, un'iscrizione a questo canale, un commento a questo video e magari passate nelle schede dove vi lascio anche la conferenza stampa di Allegri, dato che la pubblicherò prima di questo contenuto. Allora, ieri alla Bobo TV Channel abbiamo analizzato un po' il momento di Vlahovic e per arrivare a parlare di Vlahovic bisogna parlare per forza di cose della Juve, degli interpreti della Juventus. È stato molto interessante perché qualche settimana fa, anzi qualche giorno fa, dopo l'ultima partita giocata contro il Lecce, vi avevo detto da quando Yıldız è entrato nelle gerarchie della Juventus, quindi nelle ultime 5 partite soltanto di Serie A, Vlahovic in queste 5 partite ha segnato 6 gol. Nelle precedenti 14 mi pare ne aveva segnati 5. Significa che Yıldız completa Vlahovic? Secondo me sì. Ma non è ovviamente l'unica motivazione. Di Vlahovic abbiamo già parlato, io vi ho sempre detto che per quanto mi riguarda Vlahovic è un attaccante estremamente umorale, che quando sta bene di testa allora poi rende anche in campo e ha attraversato un periodo in cui non era proprio lucidissimo, invece adesso di testa sta bene e si vede che è in fiducia. Gli riescono cose anche molto più complicate rispetto a quelle che ha sbagliato qualche mese fa. È proprio cambiato dal punto di vista mentale. Lui ha dato una risposta in più, che è stata quella dal punto di vista fisico. Secondo me il connubio tra queste due cose, dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale e aggiungo io anche la possibilità e la crescita della Juventus e i giocatori che orbitano intorno a lui, ha creato tutto questo pacchetto che ha dato come output un Vlahovic che sta segnando in maniera veramente regolare ed è al suo miglior momento da quando veste la maglia della Juventus, sperando che possa assolutamente continuare così. E allora io vi dico, torno un po' indietro. Chiesa o Yıldız? Non tanto perché bisogna sceglierne uno, perché noi abbiamo la fortuna di averli tutti e due. E come vi dicevo qualche giorno fa, non dimenticatevi di Federico Chiesa, perché è importantissimo. Però Chiesa o Yıldız nel senso che se giochi col 3-5-2, e io mi aspetto che la Juventus non andrà a modificare questo aspetto tattico, perché la Juventus è arrivata fin qua con un abito che sta funzionando. L'anno scorso invece quando Chiesa torna dall'infortunio, e le cose non vanno proprio bene, io sono uno dei primi a spingere per tanto tempo dicendo è ora di vedere il tridente, bisogna lavorare sul tridente, bisogna vedere Chiesa, Di Maria e Vlahovic tutti insieme. Io fremo dalla voglia di vedere Chiesa, Yıldız e Vlahovic, sarebbe meraviglioso, ma secondo me questa è soltanto una volontà da giocarsi a partita in corso, proprio perché la Juventus in questo momento sta andando bene, ha trovato il suo equilibrio e difficilmente quando le cose vanno bene poi riesce a cambiare e anche a migliorare. Se contiamo poi che Ken potrebbe uscire, dico potrebbe perché bisogna vedere un po' Correa cosa succede con l'Atletico Madrid, se Ken potrebbe pure uscire, significa che poi la Juventus lì davanti si ritroverebbe con meno giocatori del previsto, con pochi giocatori. E allora che cosa succede? Allora qual è il punto della situazione? In quale zona orbitano Chiesa e Yıldız quando giocano nella Juventus nel 3-5-2? Sono andato a vedermi un po' le heatmap, sono dati di Soccerment, vi metto le heatmap qui sopra. In realtà non c'è questa grande differenza di posizione tra Chiesa e Yıldız e poi bisogna pure valutare che Chiesa ha giocato decisamente più minuti di Yıldız. Poi Chiesa va un po' più in giro per il campo, va anche a destra, si abbassa un po' di più, però la posizione di partenza di entrambi è quella lì, centro-sinistra. Poi io sono sempre di quell'idea. Chiesa non è una seconda punta e anche quando gioca a seconda punta tende ad allargarsi perché quelle sono le sue caratteristiche e lo vediamo anche qui. Vediamo che Chiesa comunque prende la parte sinistra. Abbiamo detto tante volte che se Chiesa si allarga allora è perché un esterno viene dentro il campo. Spesso e volentieri aveva fatto Cambiaso anche se in questo momento Kostic comunque mantiene la posizione esterna, è un giocatore che non viene dentro.
E allora secondo me questo diventa importante perché Chiesa dentro il campo secondo me è meno efficace rispetto che fuori, Yıldız dentro il campo invece è più efficace rispetto che fuori. E quindi l'ampiezza di Kostić a sinistra e di Cambiaso a destra o di Weah a destra rimane, magari Cambiaso che entra dentro il campo allora si allarga McKennie, rimane proprio perché Yıldız e Vlahović occupano quelle posizioni centrali, mentre Chiesa tende ad allargarsi perché è un giocatore che apprezza di più andare sull'esterno. Questa secondo me è già una delle motivazioni principali, una Juventus che va a ricoprire quelle posizioni giuste, anche se Chiesa e Yıldız giocano seconde punte nel 3-5-2, hanno modi diversi di approcciare poi la partita. Chiesa tende più ad allargarsi, Yıldız tende a partire largo e entrare dentro. Quindi sono proprio due cose differenti da quel punto di vista lì, anche se l'area occupata è la stessa. Ma la cosa più importante secondo me sono questi dati qua. Vi metto questa bellissima grafica realizzata da Tutti in the Box con i dati di Soccermet che abbiamo utilizzato ieri alla Bobo TV e possiamo osservare che Yıldız è più preciso nei passaggi, è più preciso nei dribbling ed è abbonato ai tunnel, ormai è una cosa che abbiamo imparato tutti, ma soprattutto nei duelli aerei è molto più efficace. Ed essendo la Juventus una squadra che il pallone spesso e volentieri lo butta per aria, beh, questa è una cosa molto, molto, molto importante da tenere in considerazione. Questi sono dati su 90 minuti, dati medi su 90 minuti, quindi Yıldız fa quasi 5 duelli aerei e mezzo a partita, fa l'83% di dribbling riusciti a partita, l'83% di passaggi riusciti a partita, e questi sono dati che vanno dalla parte di Yıldız. E poi ci sono quelli di Chiesa, perché Chiesa è comunque un giocatore più associativo, che riesce a creare più chance, quindi probabilmente gioca più per la squadra, che ha più possibilità di fare assist all'interno del campo aperto, quindi un giocatore che da contropiede sicuramente è molto più efficace. Chiesa è un giocatore che gioca tanto anche dentro l'area di rigore negli ultimi metri per fornire un passaggio vincente ai compagni. Ma la cosa più strana e più curiosa in assoluto è che Chiesa, che è un giocatore che spesso e volentieri vediamo fare assist, in questa stagione ne ha confezionato soltanto uno, e proprio Vlahović nella sfida contro l'Inter, quindi un assist estremamente importante che va a valorizzare anche il percorso di Vlahović. Però soltanto un assist, ed è molto poco per quella che è la storia di Federico Chiesa. Dall'altra parte, Yıldız, che è un giocatore che riesce comunque a creare occasioni, superiorità numerica, giocate, dribbling, è un giocatore che l'ultimo passaggio lo dovrebbe avere come caratteristica importante e fino adesso non ha ancora servito assist. Quindi Vlahović sta crescendo, Vlahović sta segnando, ma direttamente da Chiesa o da Yıldız, o comunque dalla seconda punta, è difficile che arrivi quest'ultimo passaggio. Lo abbiamo visto l'ultima partita, per dire, un cross di Cambiaso dalla sinistra, Vlahović la impatta molto bene, oppure una sponda di McKennie aerea sempre dalla sinistra. Comunque sono tutte occasioni che la Juve crea dagli esterni, perché la Juve è molto brava a prendersi l'ampiezza e a trattenere invece un blocco centrale di uomini, lascia i quinti molto larghi. E l'importante è che ci sia sempre un giocatore, come dicevamo prima, se Cambiaso fa l'esterno destro ed entra dentro il campo, allora l'ampiezza la deve prendere un altro giocatore. E spesso e volentieri quel giocatore è McKennie. O abbiamo visto che anche Weah fa questo giochino quando, per dire, Cambiaso magari gioca a mezzala. Sono tutte caratteristiche, sono tutti meccanismi, movimenti che la Juventus fa in maniera corretta in questa stagione. Però manca ancora accendere la scintilla tra Vlahović e il giocatore che gioca di fianco a lui. Perché sicuramente sia Chiesa che Yıldız hanno possibilità di innescarlo, ma la Juve preferisce altre strade, e va benissimo perché sta funzionando, ma dato che la Juventus ha chiuso il girone d'andata con pochi gol segnati, secondo me va migliorato anche quello lì, giocare più palla sulla tre quarti. Yıldız secondo me lo fa meglio perché è più bravo dentro il campo, Chiesa fa un po' più fatica, è più associativo sull'esterno, quando entra dentro il campo invece lo vedo sempre un po' più in difficoltà. Però la Juve sta migliorando anche da questo punto di vista, sta migliorando nei numeri dei gol segnati, che era la cosa più importante in assoluto da fare, e quindi sicuramente è un messaggio positivo da passare in attesa della partita di domani e in attesa di quello che sarà il derby d'Italia giocato a Milano, uno scontro diretto che potrebbe valere tanto se non tutto, ma anche di questo abbiamo già parlato sul canale con un video apposito. Voi siete in ansia? Ieri ve l'ho fatta venire, lo so, ne sono consapevole, però dovevo buttarvela fuori.
Come sempre vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che qui sopra nelle schede trovate tutti gli altri video, tra cui anche la conferenza stampa che io non ho ancora visto, che voi avete già visto e che è già stata pubblicata sul canale. Che casino, non posso fare i video preventivi, se no non ci salto fuori. Ciao.